Mister Olimpia che si avvicina, ovviamente, anche per il Classic physique che per quanto mi riguarda per quanto non lo segua, quanto la Open è la categoria più interessante dopo la Open, appunto, e ha superato, secondo me, per interesse anche la 212 nel giro di un, un annetto, per il fatto che ha molti bodybuilder, molti bodybuilder competitivi è più bella da vedere per quanto riguarda l'estetica del corpo e anche l'importanza che ha il posare quindi ovviamente non includono bodybuilding in mens physique non me ne vogliate ma il mens physique non è bodybuilding per quanto possa fare incazzare gli appassionati tra virgolette di mens physique poi farò un video in seguito sul, sul fatto che secondo me la gente non è davvero interessata e appassionata di bodybuilding questa è la routine di Brion Hensley all'Arnold Classic 2018 che è stato il primo Arnold Classic dove è stata introdotta la categoria Classic Physique e lui è stato il primo vincitore dell'Arnold in questa categoria e c'è da dire che Brion nel giro di un annetto e mezzo ha vinto tutti i titoli più importanti del Classic perché ha vinto nel 2017 il New York Pro, sempre nel 2017 il Mister Olympia. Quindi il secondo campione del Classic Physique dopo Deni Ester che ha vinto nel 2016 il primo anno, e poi, come ben sappiamo, ha vinto due volte il Mister Olimpia. E immagino si confermerà anche quest'anno. E c'è da dire che Brion, un bodybuilder che viene dal 212, ha trovato terreno fertile in questa nuova divisione perché secondo me è semplicemente perfetto, non ha punti deboli ed è davvero raro che un bodybuilder non abbia punti deboli e me ne vengono in mente davvero pochi nella storia del bodybuilding, penso sempre a Lee Haney o che ne so, a un Phil quando non aveva lo stomaco disteso o magari anche un Ronnie Coleman nel 99 nel 98. Tutti gli altri mister Olympia, secondo me, altri bodybuilder avevano punti deboli e con questi includo anche, che ne so, Dorian Yates, Jay Cutler, Dexter Jackson. È davvero difficile trovare un bodybuilder senza punti deboli. Quindi, questa è la sua posing routine, molto artistica, molto bella da vedere. Lui è sempre molto definito, molto separato. Si vedono bene. Tutti i dettagli che si possono volere in un corpo. E questa crucifix pose che poi diventa un frontal bicep. Vediamo se la fermo. Ok. È molto buona. Ovviamente non ha dei dorsali come, che ne so, Chris Bumstead. Però nel complesso, secondo me, questa pose è più buona. Semplicemente per i bicipiti, che sono davvero perfetti. Sono due cazzo di palline da da baseball ben separate dai tricipiti e questa è genetica perché Chris Bumstead per quanto possa lavorarci ha dei bicipiti piatti non ci può fare praticamente niente poi è bella la forma delle gambe ha dei bei muscoli sono belli da vedere nelle gambe ben separati i quadricipiti poi non ha dei polpacci eccezionali ma questo è un po' il problema di molti bodybuilder di colore però comunque si difende bene, io direi che questa posa è ottima da capo a piedi per tutto, l'unica cosa che si può dire, magari è che non ha dei dorsali eccezionali. Però, anche come esegue la posa con il bacino tutto spostato da, da una parte, e la parte superiore del corpo spostata dall'altra parte, la rende molto più classica, molto più estetica da vedere. Quindi, un'ottima posa questa. Sono belle anche le transizioni, molto classiche. E anche qui, ottima posa. Vediamo altri dettagli nelle gambe. I polpacci risaltano molto di più in questa posa. Intravediamo un po' i tricipiti, i deltoidi. E qui intravediamo anche un po' di schiena. La schiena secondo me è la parte migliore di Brionne però è anche bravissimo a enfatizzare tutte le parti del suo corpo con una routine ottima. Perché quello che si è perso secondo me negli anni è la capacità di posare bene. Perché ormai molto spesso i bodybuilder fanno una posing routine che fa semplicemente cagare, fanno le pose obbligatorie che sappiamo quali sono. Adesso nel Classic Physique sono meno, non sono tutte quelle che sono nella Open, senza entrare nei dettagli. però. Ormai la gente non sa più posare e Breon è bravo oltre nel creare una, una posa in routine artistica, ma è bravo anche nel transizione tra una posa e l'altra, che rendono tutto meno macchinoso, molto più bello e fluido da vedere. Qui i tricipiti ottimi: e questo è una sorta di back double bicep un po'. Girato, non si intravede la bellezza della schiena di Brion, però cosa si vede subito? Il picco dei bicipiti, ottimo davvero. E poi c'è a dire che Brion ha quasi 40 anni, cioè è un bodybuilder grandetto ormai, anche se non si direbbe, mi sa che ha 39 anni. Questa è una bella transizione, appunto si alza con una piroetta e si gira nella stessa posizione praticamente, fa di nuovo un front double bicep. Niente da aggiungere rispetto a quello che ho detto prima. Poi tiene bene anche le pose senza tremare. Ha un grande controllo addominale. Non respira con la pancia come fanno molti bodybuilder che si lasciano andare anche nel, nel classic perché non riescono a tenere le pose. E qui, questa preparazione, vediamo bene anche i dettagli. Nelle gambe dietro, la separazione tra quadricipiti, femorali, glutei, i dettagli dei muscoli. Qui, anche se la schiena non è ben contratta, vediamo quanta qualità c'è nella schiena e anche i tricipiti che sono ottimi. Questa è una forma praticamente perfetta per dei tricipiti. E intravediamo anche la separazione del trapezio, i muscoli della spalla, i dorsali. E qui diventa di nuovo una sorta di bicipite posteriore. Però la bravura di un bodybuilder sta nel contrarre tutti i muscoli in, in ogni singola posa, anche se non sono i muscoli indicati nel nome della posa. Questa è una posa che fa davvero bene. Mi piace come mette le, le gambe. Oh... Troppo tardi. E qui la rifà comunque. Davvero ottima. Nella posa di prima, il fatto di attaccare le gambe faceva risaltare ancora di più i dettagli che poi, quando si mette in una posizione canonica di back double bicep, risaltano ancora di più. Poi, ovviamente, nel classic physique. I posing trunks, le mutande da competizione, sono più grandi, quindi coprono anche i glutei. Quindi c'è sicuramente una, maggiore, una minore enfasi per la definizione la, la mh, durezza dei glutei. Che però dubito fortemente che non vengano allenati da Brion, che è perfetto da capo a piedi. Il back double bicep è una posa che gli viene molto bene e supera anche. Un Chris Bumstead che è più grosso di lui, ma è meno denso, spesso appare più piatto e qui la split, una spaccata: e con una crucifix pose, questa ovviamente per i fotografi, non tanto perché sia una posa che mette in risalto il corpo o i muscoli in generale. Dubito che, gli, che riesca a contrarre bene gli addominali e le gambe in questa posa, però. È bella comunque da vedere. E di nuovo un front double bicep con una specie di absent eyes. E qui la posa finisce, saluta. Una cosa che vi dicono spesso a Brion è questa storia del vacuum. E lui dice, ma perché devo fare un vacuum se comunque una separazione addominale... E la densità ottima, e il discorso è che secondo lui molta gente ormai fa il vacuum per sopperire questa mancanza di sviluppo addominale e un po' ha ragione. Perché secondo me, in un Absentise si devono vedere gli addominali. Non si deve vedere un vacuum, cosa che comunque riesce a fare anche Brion? Comunque, secondo me questo è il miglior uh, Brion Hensley a me piace molto. Penso che continuerà a vincere tranquillamente il Classic Physique finché vorrà perché non c'è tantissima competizione. Chris Bumstead è ottimo, però ha punti deboli, soprattutto i bicipiti e la schiena rispetto a Brion e altra gente tipo Al Sharbar è inferiore anche se è sempre molto definito come struttura. Mi piace molto Kion Pearson, che secondo me farà molto bene quest'anno, av avanzerà di posizione. Mi piace tantissimo Steve Lorius, che secondo me è superiore anche a Chris Bumstead, solo che ormai Chris ha il nome, quindi difficilmente lo supererà. Però se io dovessi pensare a una persona che davvero può mettere in difficoltà, Brion. È uno Steve Lorius al top. Che comunque è arrivato secondo, secondo me, ingiustamente, all'Arnold Classic. Poi ne avevo anche parlato. Vi linko un po' tutto. Fatemi sapere che ne pensate. Buona!